ulteriormente siglato dai presenti. Stamani l'atto che presentiamo e che firmerà il Presidente della Regione, l'azienda, i sindaci dei due comuni coinvolti è la dimostrazione plastica che, me la fate dire così, esiste un metodo alternativo a quello di GKN. Nessuno può impedire ad un'azienda di chiudere, anche se noi anche in questo caso abbiamo provato a convincerli, a persuaderli del contrario, ma l'azienda che chiude deve farsi carico di una responsabilità sociale d'impresa. Nessuno può pensare di chiudere, scappare, licenziare e lasciare che i costi di quella scelta rimangano tutti a carico delle lavoratrici, dei lavoratori e del territorio. Qui, dopo un buon accordo sindacale siglato insieme alle organizzazioni sindacali e l'azienda, vengono poste le basi per la reindustrializzazione del sito che l'azienda Buzzi Unicem, con cui abbiamo avuto discussioni anche complicate, un confronto serrato, alla fine si è messa a disposizione per sostenere. Questo è un fatto rilevante perché la sfida che ci hanno lasciato, hanno messo nelle nostre mani le lavoratrici e i lavoratori, che io ringrazio perché sono stati un anno in presidio davanti ai cancelli della fabbrica, è quella di non far spegnere l'ultimo avamposto manifatturiero del Chianti. E questa sfida è una sfida ancora viva, in piedi, e che noi insieme ai sindaci, che ringrazio anche loro, abbiamo raccolto e che vogliamo vincere. Conferenza stampa insomma divulgativa sul lavoro con Valerio Fabiani, sottoscritto come capo di gabinetto Paolo Tedeschi. È un'area molto vasta, si parla di lunghezza di circa 1 km², perché i cementifici avevano necessità di molto spazio e sappiamo le difficoltà di riqualificare un'area in cementificio anche rispetto ad altre realtà dove effettivamente ancora oggi abbiamo memoria di quello che effettivamente è, di quello che è rimasto in alcuni territori. Noi questo non lo vogliamo, nel Chianti non lo vogliamo, è stato un percorso non semplice all'inizio, ma poi è partita una condivisione per arrivare a scegliere e a definire poi un percorso che individui quello che ci potrà essere nel nostro territorio, quindi attività soprattutto che siano compatibili nel nostro territorio. Intanto l'azienda apre il sito a nuovi soggetti, a nuove attività, il sito è di loro proprietà e questa è una scelta fondamentale. Poi spiegheranno loro, è stato affidato ad un soggetto scientifico anche il compito di fare uno studio di fattibilità per tratteggiare un progetto che, come dire, immagini una nuova vita di questo sito. La situazione appunto è motivata per esigenze di mercato. Queste sono le basi per quello che potrà essere all'interno dell'area di Sesti, un'area condivisa dal comune di Greve, un'area che avrà bisogno di ritrovare una sua anima e grazie al lavoro svolto dalla Regione Toscana, dai sindacati, dall'azienda, il fatto di mettere in condivisione quelle che saranno le scelte del futuro per ridare una produttività a un territorio che ha bisogno di rispetto e che ha dignità e che quindi merita la serietà di tutto il caso e anche i professionisti nel fare e individuare chi saranno i soggetti migliori per poter prendersi cura e ridare nuova vita a questo territorio.